I suggerimenti espressi in questi video nascono dall'esperienza condivisa tra noi operatori di Grace. Sono da utilizzare espressamente solo per le famiglie dei nostri ospiti e la presenza dei familiari è indispensabile durante l'esecuzione di tutte le attività suggerite. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Noi operatori di Genera, vista la situazione contingente che non ci permetterà di rincrociarci in tempi brevi, abbiamo pensato di essere più vicini a voi famiglie e ai nostri cari ospiti di Grace attraverso l'utilizzo di video che potrebbero essere utili come spunti per una stimolazione di tipo motoria, occupazionale e cognitiva. Per quanto riguarda le attività occupazionali, sicuramente voi saprete quali siano gli interessi e le passioni che i vostri cari hanno sempre manifestato nel corso degli anni e quindi sarete capaci di indirizzarli in maniera più mirata e più piacevole. Posso suggerirvi alcune attività. Ho visto tra l'altro che già qualcuno di voi si è cimentato e quindi lo fa comunque già in maniera spontanea e naturale, come Anna, ho visto che stava preparando una torta insieme a sua figlia. Ecco, questa potrebbe essere una bellissima attività nella quale magari venga proprio anche chiesto di cercare insieme nei vari ambienti della casa quelli che potrebbero essere gli ingredienti, il burro, le uova, piuttosto che la farina per la preparazione di una torta semplice. E se possibile, magari cercare di stimolare anche a leggere la ricetta su un ricettario in maniera che venga stimolata anche l'attenzione, la lettura e poi anche la misurazione delle dosi. Oppure altra attività che di solito piace anche molto è quella di sfogliare anche degli album di fotografie insieme a loro, cercando di soffermarsi magari su alcune fotografie per le quali loro manifestino particolari interessi e cercando di, come dire, rievocare il più possibile insieme certi momenti magari piacevoli che vengono così immortalati nella fotografia stessa. Magari se questa è un'attività che piace, gli album di fotografie possono essere anche magari lasciati in angoli della casa, facilmente accessibili, in maniera che anche spontaneamente magari, possano trovare il momento in cui prenderseli e sfogliarseli anche da soli. Altre, attività, chiaramente, occorre un attimino vedere quali sono le difficoltà del vostro caro o le abilità che può ancora manifestare. Però ecco, sicuramente dei giochi con le carte potrebbero essere comunque piacevoli, cercando di proporre delle attività chiaramente all'altezza delle capacità. Allora, un'attività semplice potrebbe essere quella di semplicemente prendere il mazzettino di carte e fare dividere il mazzetto per colore, il colore rosso dal colore blu e quindi creare una già suddivisione di queste carte. Poi all'interno delle carte rosse scegliere il seme di cuori rispetto al seme di quadri e a questo punto fare un'ulteriore suddivisione per poi giungere alla seriazione delle carte dello stesso seme, per cui partendo dall'1 e arrivando fino al 10. A questo punto si possono avere sul tavolo quattro seriazioni di semi diversi e chiedere di darti tutti i cinque presenti sul tavolo oppure di darti tutti i re presenti,
Quindi questa è un'attività che potrebbe aiutare l'attenzione, la concentrazione e anche il riconoscimento numerico delle carte. Oppure un semplice gioco potrebbe anche essere quello in cui ci si divide i due mazzetti di carte e girandole a turno uno con l'altro, chi ha il numero più grande porta via il mazzetto per stimolare anche diciamo sul valore della carta stessa. Se uno poi invece è molto abile a giocare a carte, allora chiaramente tutti i giochi di carte che conoscono, cioè dal ruba mazzetto piuttosto che alla scopa o anche a briscola. Ecco, quello che potrebbe facilitare è comunque dare un po' una routine della giornata, in maniera che anche per loro siano scanditi i momenti e siano riconoscibili, per cui un'alzata sempre a una certa ora, colazione, un'attività mattutina, pranzo, riposino, un'altra attività da decidere insieme nel pomeriggio per poi arrivare alla cena. Magari anche vedere dei piccoli video, dei video magari piccoli se ce li avete familiari, che risultano più significativi anche a livello emotivo, per cui magari coinvolgano maggiormente. Se qualcuno ama particolarmente la musica, allora magari cercare insieme dei dischi, dei CD, delle musiche di particolari autori preferiti. Se qualcuno è molto abile, perché so che ci sono persone molto abili, mi viene in mente Raffaele primo fra tutti, ma anche tantissimi altri dei nostri ospiti, accendere la musica e farsi anche un piccolo ballo, nel senso che anche a livello motorio questa attività del ballare è sicuramente molto stimolante e mantiene in maniera piacevole attivi. Ci sono anche tante mille altre cose, ecco, queste sono quelle che mi sono venute in mente come primarie. Ci sono anche molti altri esercizi più di tipo cognitivo, ma magari ce li racconteremo in una prossima occasione. Un saluto a tutti quanti, sono vicina con voi col cuore, un abbraccio virtuale a tutti quanti e poi ci risentiremo.